Serie B, il campionato degli italiani. Più ombre che luci nel campionato del Pescara, anche in questo studio ci sono molte ombre, tante luci per inquadrare gli ospiti che questa sera analizzeranno il momento difficile del Pescara e del suo tecnico Baroni. 9 giornate di campionato, ancora delusione negli ambienti sportivi dopo la sconfitta di Vicenza. Siamo qui comunque per analizzare l'intera situazione nel campionato di Serie B. Andiamo a presentare gli ospiti di questo numero a partire dal direttore sportivo Fabio Lupo. Buonasera Lupo, grazie per aver accettato il nostro invito. Al suo fianco abbiamo l'agente assicurativo dei calciatori Dino Zampacorta. Buonasera Dino, ben ritrovato. Sempre qui alla mia destra abbiamo il nostro compagno di viaggio Francesco Di Francesco. Buonasera Francesco. Qui alla mia sinistra abbiamo tre colleghi, il direttore di Telenove William Carosella. Buonasera William. Al centro abbiamo Luca Pennese. Buonasera a Luca. E a fianco a lui un altro collega, Paolo Toro. Buonasera Paolo, andiamo a salutare in regia Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Buonasera, buonasera Enrico, come sempre la possibilità di interagire con noi. Vi ricordo le due formule, gli sms 392-623-7060, questo è il numero per digitare i messaggi, oppure potete contattarci al nuovo numero 085-93-0020. Vi ricordo anche che in campo per l'ultimo posticipo di questa giornata ci sono Cittadella e Virtus Entella, punteggio con la Virtus Entella che è in vantaggio 1-0 sul campo del Cittadella, gol di Botta. In campo anche posticipi per la Serie A, si gioca a Marassi tra Genoa e Empoli 0-0, 0-0 anche in Lega Pro tra Tutto Cuoio e Forlì. Per ora è tutto, Enrico, a te. Grazie Andrea, una brutta botta comunque questo risultato per il Pescara, a parte gli scherzi. Andiamo a salutare invece dalla redazione di ForzaPescara.com Valerio De Carolis. Buonasera Valerio. Buonasera Enrico, buonasera ai tuoi ospiti e buonasera a tutti gli amici telespettatori. Vi ricordo che possono commentare sul sito forzapescara.com la news riguardante questa puntata. Noi nel corso della trasmissione interverremo per leggerli e interagire con voi. Allora, vediamo subito la classifica aggiornata con questo risultato dell'Entella che sta vincendo sul campo del Cittadella. D'altronde la Serie B riserva sempre grandi sorprese, così come ha sorpreso questo risultato negativo del Pescara a Vicenza. Doveva essere una tappa per il rilancio definitivo dei biancoazzurri, invece c'è stata una prestazione, mentre la regia ci fa vedere la classifica aggiornata, con l'Entella che salirebbe a quota 8. Dicevamo, un risultato che penalizza i biancoazzurri sia come prestazione sia come risultato, anche se la gara è stata macchiata dagli episodi dell'arbitro, però abbiamo sempre sottolineato che non devono rappresentare alibi questi errori dei vari direttori di gara. È un po' il concetto che portiamo avanti da diverse settimane, quindi è inutile che staremo a rivedere gli episodi, sì, li faremo rivedere, ma non daremo ampio risalto, anche perché la storia ci insegna, lo chiedo subito a Fabio Lupo, che se una squadra è forte va, supera ogni tipo di ostacolo. Certo, l'episodio della partita può compromettere il risultato, però se la tua forza c'è, supera ogni ostacolo, no Fabio? Sì, poi come si dice, magari può sembrare una banalità, ma in realtà è così, alla lunga poi gli episodi si compensano, no? Quindi cose positive, cose negative alla fine si compensano, tranne nelle stagioni particolarmente negative in cui poi dopo invece le cose volgono decisamente male. Poi è chiaro che poi dietro le valutazioni degli arbitri vanno fatte secondo me fondamentalmente valutazioni tecniche, perché altrimenti non se ne esce fuori, no? Se come dici tu si prende l'alibi della decisione arbitrale
sbagliata. Io ho avuto modo di analizzare anche in altre situazioni, dicevo, l'intervento di Zubaric sicuramente non era espulsione, perché Ragusa andava verso l'esterno, quindi non c'era sicuramente l'espulsione, però evidentemente l'intervento di Zubaric da un punto di vista tattico è stato un intervento scriteriato, perché, sì, non c'è solo quello, ce ne sono tanti altri, però come dicevi tu, qui facciamo delle analisi ad ampio raggio su questa situazione che si è venuta a creare dopo 9 giornate. Francesco subito non è d'accordo, perché è vero quello che dici tu, gli arbitri possono condizionare un risultato. Io di calcio ne sa più di me, però non sono d'accordo da sempre. Che significa a fine stagione si compensano? I 3 punti che servono oggi a Pescara hanno un valore a oggi infinitamente maggiore rispetto a quello che potrà avere, che 3 punti potranno avere fra 2 mesi. Zubaric è andato in modo scriteriato, benissimo, però se non era l'espulsione, io proseguivo la partita in 11, ma soprattutto avevo Zubaric sabato prossimo. Sì, però è inutile oggi stare qui a commentare gli episodi nascondere altre situazioni. Chiedo scusa, non era per condannare. Stiamo dicendo forse la stessa cosa. Esatto, nessuno sta dicendo che i problemi e i mali del Pescara sono l'arbitro, l'espulsione che non c'era, il rigore che non c'era. Questo è la cronaca stretta e l'analisi della partita da un punto di vista degli episodi. Poi puoi parlare della partita, come hai giocato, come non hai giocato, perché... Quindi... Allora, a Vicenza intanto c'era Dino Zampacorta, quindi parto subito da te, perché eri testimone di quello che è accaduto. Nelle ore successive è uscito a fare un po' questa versione, che il Pescara non ha la mentalità giusta per essere una squadra da prima fascia. Ti trova d'accordo o no? Lo ha sostenuto anche Guana, tra poco lo sentiremo. In questo momento credo di sì. Però c'è anche da dire che siamo ancora in una fase di assestamento, basta vedere che le rotazioni che sta facendo Marco Baroni, deve trovare ancora il suo assetto il Pescara come scacchiere dell'11 titolare. Io sono uno radicato ai vecchi ricordi, per la formazione a memoria. Ci deve essere una formazione a memoria, che con poi squalifiche, infortuni, quel che si voglia, qualcuno fuori forma, ma possono cambiare 2 elementi, 3. Oggi abbiamo visto una rotazione importante, vuol dire che Marco Baroni deve ancora cercare, sta cercando un assetto che sia quello che rispecchia le sue idee e che non ha ancora trovato. È ovvio, a partire dal portiere e per finire con anche il modulo, se vogliamo. Oh, Fabio, tra poco sentiremo, soprattutto Guana ha puntato l'indice su questo discorso della mentalità. Che significa non avere la mentalità giusta per essere competitivi per la promozione? Ma io non sono tanto d'accordo sul fatto della mentalità del Pescara, cioè secondo me, chiedo scusa per la voce, non so perché mi sia abbassata. Forse la nostra aria condizionata, però va bene. Io non sono tanto d'accordo sul fatto della mentalità, nel senso che intanto questi discorsi della mentalità, la questione psicologica, sono discorsi talmente eterei, aleatori, così che per uno spirito pragmatico come sono io mi trovo sempre un po' molto, molto, molto diffidente, no? Ci si nasconde dietro questi aspetti, la psicologia, così qua bisogna essere concreti. Allora, concretamente io ho detto anche in altre occasioni, a me sembra che sostanzialmente Pescara abbia dimostrato comunque una sufficiente personalità in queste partite qui, ha cercato sempre di giocare, non lo ha fatto sempre bene, ma ha sempre cercato di giocare. È una squadra che è caratteriale, perché nel momento di difficoltà a Vicenza, per dire, era in difficoltà, in inferiorità numerica, in svantaggio, e ha cercato di rimontare la partita, poteva anche farcela. Catania è andata in svantaggio e ha recuperato la partita, e sul 2-1 comunque ha comunque cercato, se non c'è il palo di Pasquato, aveva rimontato anche lì. Col Bologna, dopo il 3-0, è stato capace comunque di fare un secondo tempo. Cioè, una squadra che deve essere svegliata. Comunque caratterialmente c'è, e anche personalità, e anche, secondo me, anche qualità per giocare. Ha, secondo me, delle problematiche nel sviluppo della manovra, che a mio giudizio è un pochino laboriosa e va un pochino troppo per linee orizzontali. E quindi questo che cosa fa? Consente alle squadre avversarie di arretrare facilmente, chiudere gli spazi e quindi, tra le altre cose, trovare degli spazi alle spalle della difesa avversaria. E lì intervengono, nel settore difensivo, secondo me, degli errori, non tanto di tattica collettiva, di reparto, ma soprattutto di errori individuali. Ripeto, a Vicenza ne abbiamo avuti 2 abbastanza clamorosi, quello di Ćosić, la lettura di Ćosić, quella situazione è una situazione che si insegna già ai giovanissimi, di non uscire a palla scoperta. Palla scoperta è la palla quando il giocatore può guardare la linea avversaria. E lì Ćosić fa un errore clamoroso, tra l'altro non è aiutato nemmeno dal portiere, perché Aresti fa
che è fuori, fa due o tre passi indietro e non riesce poi a spingere. Questa è l'analisi tecnica di episodi, di prestazioni. Allora andiamo sull'analisi tecnica. No, io dico questo, lo dico spesso anche ai giocatori quando io quando i miei giocatori sento di... Tu dici quindi il Guana, giocatore esperto, si rifugia dietro questo problema. Dietro questi luoghi comuni, perché il Guana è un ragazzo di Doro, io l'ho portato ad Ascoli, quindi è un ragazzo al quale sono legatissimo, gli voglio un gran bene ed è un ragazzo veramente per bene. Però spesso il calciatore, ma fisiologicamente, si trincera dietro questi luoghi comuni, vanno benissimo una fase di intervista, però poi dentro lo spogliatoio bisogna andare concreti. Allora, alle andiamo cose a sentire su questo argomento due flash con Baroni e lo stesso Guana e poi commentiamo insieme queste parole. È anche una questione di mentalità. Questa è una cosa che si sta ripetendo e dobbiamo porre rimedio, perché non dobbiamo aspettare di essere sicuramente da una parte è anche importante, no? Perché questa squadra non si dà per sconfitta, reagisce in maniera importante, magari con un po' più di fortuna come era capitato con il Bologna, potevamo anche rimetterla in piedi questa gara, però sicuramente non deve essere un approccio da effettuare. Sei più forte dell'avversario, ma non lo dimostri. Sì, le partite, devo dire che ci sono anche delle situazioni, no, in cui dopo anche il punteggio, gli episodi possono cambiare questa valutazione, però io credo che noi dovevamo avere un atteggiamento sicuramente migliore nel primo tempo, con più determinazione, più cattiveria, anche più lucidità. Ma probabilmente in questo momento non abbiamo ancora quella mentalità vincente che è fondamentale per fare dei campionati importanti, quindi ripeto, è inutile stare qui a dire è la verità, nel senso in questo momento ci stiamo costruendo e abbiamo delle difficoltà e inutile che ci nascondiamo, però ripeto, l'unica cosa è continuare a lavorare e credere in quello che stiamo facendo e soprattutto lavorare anche appunto sulla mentalità per trovare poi la continuità dei risultati. Allora Dino, tu che eri a Vicenza, sei d'accordo con quello che dice Fabio? In effetti ci sono stati degli errori dei singoli, poi alla fine si parla di mentalità, di concentrazione. La tua versione è vicina a quella del direttore? Io purtroppo devo dire che ho visto una partita squallida da tutte e due le parti, condita di errori tecnici. Se ripenso al rigore, per nostra fortuna, avuto dal Pescara, il fallo che ha fatto quel difensore lì, io gli darei un paio di mesi di arresto domiciliare, fossi la società, perché è un pericolo pubblico, insomma. E tutto sta che ho visto una partita a basso, come posso dire, profilo tecnico, errori individuali, ma poco agonistico. Il Pescara secondo me è una squadra che a Vicenza lo strabatte, su questo non ci sono dubbi. La realtà dice che abbiamo perso, e abbiamo perso un po' per quel che dice Guana, perché noi siamo una squadra che secondo me, se si va in campo per cercare di vincere, io Baroni lo conosco da 20 e passa anni, c'è una squadra che va là, detta gioco, fa due gol e torna a casa. Noi abbiamo queste potenzialità, adesso bisogna capire il perché. Forse un po' per quello che dice Guana, ma io, come ha detto Fabio Lupo, io non sono d'accordo, tu devi essere più forte, entri in campo e fai il tuo gioco. Credo che questo l'abbia avvertito anche il Presidente, ho letto alcune dichiarazioni. Sì, oggi il Presidente Sebastiani, proprio sul quotidiano Il Centro, ha detto ci vuole più coraggio. Che possa sembrare un po' presuntuoso, ma non è così invece, perché noi abbiamo i giocatori per farlo, abbiamo il pubblico per farlo, una tradizione per farlo, abbiamo un allenatore che, non dimentichiamo, è giovanissimo, perché adesso si parla di Marco Boroni come se fosse uno che allena da 30 anni, no, in realtà è giovanissimo, la prima esperienza l'ha avuto a Lanciano, dove ha fatto benissimo, ha delle idee molto chiare, che porterà avanti, sicuramente le porterà avanti, perché un allenatore a me mi comincia a preoccupare quando comincia a non avere risultati, a cambiare moduli, a cambiare... Allora, se cambi gli uomini mi sta bene. Infatti, Luca Pennese sta già iniziando a pensare a giocare con il decentravanti, ha cambiato tanto. È chiaro che un qualcosina provi a cambiare in corso d'opera. Come moduli no, come moduli però no. Il modulo però è quello. Sta pensando al doppio centravanti, Maniero e Melchiorri insieme, oppure a snaturare... Luca però l'ha fatto in corso d'opera.
Sì, quando deve rimontare. In questi giorni si legge questo, che sta pensando in vista. Per quel che lo conosco io, lui non snatura le sue idee. Per quel che lo conosco io, poi è chiaro che nella vita tutto può succedere. Qualche volta lanciato in un momento di difficoltà, ha messo la difesa 3. Ha giocato con la difesa 3 qualche sì, tempo. Perché era un po' però costretto anche. Non è mai, non lo vedo come un segnale di prima, nelle precedenti partite, Baroni, anche se subiva delle sconfitte, come diceva Fabio, però la squadra giocava. Ora c'è stato un passo indietro proprio a livello di gioco. Noi abbiamo vinto due partite dove abbiamo giocato peggio. Questo dopo le me. Due vittorie forse c'erano le condizioni psicologiche ideali, no? Per fare una partita aperta senza speculare sul risultato. Ecco, vi ha dato un po' l'impressione, parto da William, che Baroni non abbia impostato una gara a viso aperto, non dico spregiudicata, ma giocarsela come in altre circostanze, perché a Catania il Pescara ha fatto una delle migliori partite, pure Dino c'era, però lì ha perso. Insomma, si vuol vedere giocare e poi il risultato è sempre figlio, può essere anche figlio di episodi, però, insomma, non speculare, no William? Sì, il problema è che qui praticamente, io ricordo sempre... Cioè in poche ore, non so se siete d'accordo, a Pescara è scesa un po' la considerazione verso il tecnico, perché... fino alla partita certo, perché di Catania giocava, non si vinceva, va bene, si occorreva. Senti, Enrico, un po' di scusa, tempo. Noi abbiamo, insomma, io da tantissimi anni che seguo il calcio, io veramente devo dire che Baroni deve lavorare tantissimo ancora, la società gli ha messo a disposizione dei giocatori bravi. Ora il Pescara non è una squadra praticamente, oggi come oggi non è una squadra. Faccio l'esempio del Lanciano, il Lanciano è una squadra perché ha una sua fisionomia, noi non ce l'abbiamo, la squadra nostra, la fisionomia non ce l'ha e quindi praticamente... Non cambia 22 giocatori se è una squadra. Sì, sì, ho capito. Sono gli stessi degli ultimi 5 anni, se vai a vedere le formazioni del Lanciano... Stanno rigiocando Vassola, Di Cecco, l'unico è Paghera. D'accordo. Che sono 6 anni sì. Che giocano insieme. Quindi tu dici... Quindi sono avvantaggiati loro. Sì, ma io sto dicendo appunto che Baroni deve ancora lavorare tantissimo sì, però per dare giornata, una fisionomia alla propria squadra. Dicembre, però voglio dire, perché dobbiamo sempre rincorrere? Ci sono Fabio Lupo, punti, che io rispetto tantissimo, metteva in evidenza proprio il fatto che noi siamo stati capaci, poi Pasquato se non avesse fatto il palo all'ultimo secondo avremmo pareggiato, ma perché dobbiamo sempre rincorrere? Noi dobbiamo avere la nostra fisionomia, la nostra personalità. Scusate, questo non è sempre nelle ultime due partite. La squadra adesso. Quali ultime due partite? Quelle con l'Entella e quella in casa col Crotone. Col Crotone. Guarda, che sono state due partite, insomma, in cui abbiamo anche ricevuto qualcosa dalla fortuna. Perché eravamo stati sfortunati in partita. Però voglio dire, la fortuna sfortuna non esiste. Noi abbiamo una squadra che non ha una sua fisionomia. Mi fa piacere che tu dica che fortuna è sfortuna, perché parlavo di questo. In questo senso qui io dico che si compensano gli episodi e questa è una dimostrazione. Sì, alla fine però. Abbiamo pochi punti. Partite che si incanalano bene. Tutti 8 gol in due partite. Il terzino che regala la palla a Maniero. Maniero fa gol. Ma che è un gol quello? Lo facevo pure io. Errori a ripetizione. Non ha un centrocampista di qualità. Dopo ci arriviamo. Non ce l'ha il problema del centrocampo. C'ha gli attaccanti bravissimi. Torniamo al la difesa è sempre quella carente. Tanto tempo fa. Anche Baroni che ha bisogno di tempo. Però. Fabio Lupo, lo scorso anno ha avuto l'esperienza di Castellammare di Stabia, dove al mercato di gennaio hai rivoluzionato la squadra e in poco tempo, lì era una situazione veramente difficile, in poco tempo si era riuscito ad amalgamare un gruppo, quindi il problema di avere 2-3 mesi è un falso problema. È un falso problema, altrimenti 10-15 società per ogni campionato avrebbero... Altrimenti lo stesso Vicenza che ha fatto la campagna acquisti in pochi giorni. Vicenza avrebbe questi problemi qui in maniera... No, quello secondo me è un alibi che dopo 3 mesi secondo me deve venire meno, ecco perché dico, dopo all'interno dello spogliatoio va bene dirle fuori queste cose qui, ma all'interno dello spogliatoio bisogna che si vada ad analizzare le cose. Quindi Dino, quello che dice William... È vicino alla verità dei fatti. Per esempio, le ultime due partite si è visto qualcosa di positivo, ma sempre episodi favorevoli. Adesso Pescara ha raccolto 6 punti dove forse meno meritava, ne ha raccolti 0 dove meritava di più. Sì,
se qualcuno si però rimane il fatto che un cantiere aperto ma io per educazione lasciate tra l'altro parlo velocemente sta invecchiando lui prima mi interrompeva se sempre se qualcuno adesso... si fosse accorto che stavo ripensando un bel di trasmissioni fa ero seduto là qui ce n'erano altri due uno a fianco a me saluti a Paolo De Carolis Federico e Ivano Di Sciascio chiedo scusa ma se qualcuno si fosse accorto quando tutti quanti però abbiamo giocato bene abbiamo fatto un secondo tempo col Bologna hai preso tre schiaffi prima ho giocato bene a Catania ma ho perso ho giocato bene a Trapani ma ho pareggiato avessi una fossi malato perché se io di colpo mi metto a balbettare poi dice Francesco che ti è successo perché che ho fatto hai balbettato porco mamma aspetta fammi riflettere se qualcuno avesse riflettuto prima delle ultime due vittorie perché si possono vincere pure 10 partite giocando male ma se io le precedenti 10 o quando ne sono state non faccio punti giocando bene vuol dire che dentro di me c'è qualcosa che non funziona. Allora, cosa non funziona Paolo secondo te? Ma secondo me una delle prime cose, intanto condivido la disamina tecnica di Fabio Lupo di prima che per quanto riguarda il gioco troppo orizzontale, su quello sicuramente. Ma per il resto mi sembra di aver visto, ormai sono state giocate 9 partite, quindi un po' meno di un quarto di campionato. A questo punto l'allenatore dovrebbe avere delle idee sufficientemente chiare. Enrico, sì, che succede, finito il primo tempo a Cittadella, scusatemi per l'intromissione, 0-1 sempre gol di Botta, nelle altre partite Genoa in vantaggio sull'Empoli 1-0, gol di Bertolacci, tutto cuoio in vantaggio sul Forlì in Lega Pro, a te. D'accordo, grazie Andrea. Paolo? Dicevo, sono state giocate 9 partite, quindi praticamente quasi un quarto di campionato e l'allenatore dovrebbe avere delle idee sufficientemente chiare su quello che possa essere sia l'intelaiatura di base di questa squadra, sia lo schema, gli schemi, io adesso non sono un tecnico, questo però è avvenuto, c'è una parabola discendente. Finora abbiamo sempre parlato di assestamento, adesso abbiamo visto che però è una squadra che soffre anche di discontinuità, sia da una partita all'altra, sia durante anche per vari momenti nella stessa partita, soprattutto abbiamo regalato spessissimo quasi il primo tempo o buona parte del primo tempo agli avversari e ci siamo trovati poi nella condizione di dover rincorrere. Quindi paradossalmente con le due vittorie eclatanti avute con Entella e Crotone si era detto ma finalmente la squadra è diventata concreta e dopo invece la partita di Vicenza ci ha fatto capire che probabilmente non era tanto un fatto di, scusa, di concretezza. Paolo, un attimo soltanto. Ma secondo te la partita contro l'Entella, io ho visto il peggior primo tempo di tutti i tempi della storia del calcio. Il Pescara è stato salvato quel calcio di rigore allora voglio che l'ha portato in vantaggio. Non è che il Pescara stesse dominando, per cui poi... quindi non è questione di mentalità, proprio secondo me intanto ci sta da... Si è fatto espellere, calcio di rigore, ma che scherziamo. Intanto ci sta da mettere a fuoco proprio l'approccio con la partita, cioè si entra in campo, la partita comincia il primo minuto, e dal primo minuto bisogna cominciare, allora, mi sembra. No, Luca Pennese, poi riparto da Dino Zappacotta che questa sera difende. Comunque i 9 punti sono estremamente inferiori rispetto a quello che è il potenziale di questa squadra, quindi Francesco ci stava sollecitando a dire che qualche problema anche nella direzione di questa rosa c'è, perché se il Pescara di Baroni dopo 9 partite ha fatto 9 punti con una media che non rispecchia quelli che sono i valori tecnici, dalla panchina qualche mancanza. Però quando è finito il mercato tutti per quello vuol dire che parole, evidentemente Baroni si deve assumere la mentalità se questa è una buona squadra. Quindi Baroni sarebbe il caso che si facesse un bel esame di coscienza anche lui, si guarda allo specchio, che cosa sto sbagliando in questi 3 mesi di attività? Perché sono 3 anni che ricordo ogni puntata, non è detto che 20 giocatori bravi fanno squadra. Perché aggiungo velocemente a Livorno quel piccoletto che l'anno scorso a Pescara ha preso gli sputazzi, sta facendo il fenomeno e lo aveva fatto prima di venire a Pescara. Si è preso un anno sabbatico, guarda caso a Pescara, qualcuno me lo dovrà spiegare perché Cutolo era quello che era. A Pescara è andato malissimo, ma adesso sta facendo fatica. E io ma non lo so. Praticato dal Pescara. No, non lo so. Che non era adesso senza entrare sui singoli. Entro sui singoli per spiegare. Per spiegare. Ci sono un giocatore può rendere meglio in una piazza o diversamente. Ho capito, ma l'anno scorso tutta l'Italia diceva il Pescara c'ha la squadra più forte ed è andata come è andata. La tua chiave di lettura su queste 9 giornate di campionato. Ero rimasto col muso quando ho detto a fine mercato tutti abbiamo
sostenuto che il Pescara è una rosa competitiva. Tu intanto sei d'accordo su questo o no? Competitiva per? Anche per un discorso di alta classifica. No, bisogna essere chiari. Buon campionato lo stiamo disputando. Va bene, 9 giornate, 9 punti. Questo buon campionato significa, ma perché ci girare intorno? Andiamo nella parte di sinistra e possibilmente stare nel vivo. Questo falso buonismo. Buon campionato per voi è fare minimo i playoff. Esatto. Ah, ecco. Però perché c'ha 9 punti dopo 9 perfetto giornate è un buon campionato, non lo so io, no. Non è un buon campionato, manca per una matricola. Aspetta, io quando ho detto le aspettative per un buon campionato, per me un buon campionato è arrivare al ridosso dei playoff. Esatto. Per un campionato veramente buono bisogna che il Pescara faccia i playoff, se proprio fa lo stravedere vince il campionato. Vale. Bene, diciamo allora, qual è la chiave? Allora, il Pescara è stato rivoluzionato, sta cercando di sopperire agli errori fatti in passato, perché gli errori si fanno, li facciamo tutti nella vita normale, ne stanno ancora pagando le conseguenze. Oh, così ce l'ho voi, è inutile che stiamo qui a... Quello che dici tu è giustissimo, che Cutolo si è svegliato, ma che Cutolo era forte a giocare a calcio, lo sapevano tutti, ma lo sapeva anche chi l'ha preso. Però, Dino, lo sapevo io. Della che Sforzini adesso sta rifacendo i gol e farà 20 gol. Dino, sì. Non di quello che poteva essere non è stato, parliamo della squadra che c'è. La squadra che c'è in questo momento qua, così come è strutturata, con il rientro di Brugman, con alcune condizioni che possono cambiare in positivo, perché non posso vedere altra negatività, ok? È una squadra che può arrivare a fare i playoff. Ma non dobbiamo chiedere di più, e per far questo bisogna evitare che si cominci a parlare che la panchina scotta, che l'altro non va, che qualche dirigente comincia a dire A e l'altro dice B, perché qua ne pagano le conseguenze tutti. I cambi di allenatori in questo senso qua non hanno nessun senso, e noi credo che lo sappiamo. Sono 2 anni, 27.400 allenatori abbiamo cambiato, è cambiato qualcosa? No. Da Giovanni Stroppa 21 punti esonerato in poi. Ma questa non è una colpa a nessuno, eh? Forse anch'io l'avrei fatto. Nella vita chi prende decisioni è sempre giudicabile. Certo, certo. Chi non le prende, infatti Marchioni prende 4-5 milioni di euro, l'operaio prende 1.500. Io questo cerco di insegnarle a tutti, ma l'operaio non deve prendere decisioni. Se le prende Marchioni può azzeccare, sbagliare e decidere la vita di tutti. Questo è. In questo momento qua, Baroni ha dato fiducia. Voi guarda, io sono d'accordo per il fatto che sinistro. Non bisogna sicuramente criminalizzare l'allenatore. Infatti, o cambiare l'allenatore. No, siamo no, no. Un po', si è andato un po' troppo oltre. Stiamo vivendo una situazione di assemblaggio di una squadra per la quale ci vuole ancora tanto lavoro. Vabbè, e deve fare delle scelte. Ma chi ne deve fare? Una mossa, cioè, non è che possiamo aspettare. Ma guarda, la mossa gliela dà l'allenatore. Appunto. Molte volte la squadra rispecchia la mentalità dell'allenatore. L'anno scorso Marino, che trasferiva ai giocatori tristezza, problemi, capito? Vabbè, poi è venuto Cosby che trascriveva e poi, non c'è vero, non è che cambia poi tutto. Poi parliamoci chiaro, Dino, a mai dare alibi ai giocatori, per l'amor di Bravo. Dio, non parliamo di arbitraggi, di fortuna, assolutissimamente no, perché i giocatori devono entrare in campo, devono fare il loro dovere, devono dare il massimo sempre, l'allenatore deve dare una fisionomia alla squadra, un gioco alla squadra, se no diventa un 11 solisti. E ecco perché succedono, perché non c'è liaison fra reparto e reparto. Purtroppo questo è vero. Ecco perché i difensori commettono errori, perché si ritrovano poi con le qualità che conosciamo a fronteggiare un avversario. Melchiorri, per esempio, ha messo a sedere un sacco di giocatori. Perché? Perché è bravo. Ma però li raddoppiano, triplicano. Magari sarebbe anche il caso molte volte di fare qualche fallo tattico. Devo dire una cosa, sono adesso forse qualche anno che non partecipo a trasmissioni con William, sei migliorato tantissimo, non capivo niente di calcio, ti vedo migliorato. Non capisco niente. Beh, no, adesso sei migliorato, all'inizio proprio stai messo male. Luca invece mi sembra più drastico di William, no? No, io non ho detto che bisogna esonerare Baroni, però ho detto che Baroni sarebbe il caso che velocizzasse il suo lavoro, che riuscisse in tempi brevi a trasferire le sue idee alla squadra, perché in questo momento le sue idee alla squadra non vengono trasferite o la squadra non le recepisce, che poi abbia anche commesso degli errori di formazione nell'ultima trasferta di Vicenza. Guarda, credo che sia sotto gli occhi di tutti. Mi permetto di completare quello che avete detto dicendo semplicemente che io personalmente
mi aspettavo di più da Baroni, proprio perché avevo fiducia e mi aspettavo che a questo punto della stagione, diciamo la verità, sì, tutti ci aspettavano, esatto, sì, sì, ma io di più Baroni, è ovvio, io sto parlando quello che mi aspettavo, tu non ti aspettavi io di più. No, tutti, no, mi aspettavo, no, è un allenatore, Enrico, io faccio una domanda, ma Baroni un attimo solo, vi aspettavate, forse ci aspettavamo, ma io no, vi aspettavate tutti di più, perché cosa? Per un buon campionato che ha fatto Lanciano, perché avete seguito la primavera della Juventus o dove? Scusa, per la forza della squadra. Per la forza della squadra, per quello che Barone ha fatto vedere Lanciano, quello che ha fatto con la primavera della Juventus, non lo so, io quello che ha fatto, ce ne sono altre. Amico mio, quello che ha fatto con la primavera della Juventus, la primavera è una cosa, infatti stavo dicendo, è come quello che porta la macchina in città, poi lo metti sull'autostrada, appena vanno 90 all'ora tremano le mani, e quello da dietro gli suola, oh, sull'autostrada non sapevo io 90 all'ora, capito? Baroni, di Baroni che ha fatto con la primavera, no, non me ne frega niente, okay. Baroni, intanto la squadra, ma Baroni, la squadra è stata fatta, è stato preso prima Baroni, per quello la fiducia era, per quello che si è visto l'anno scorso a Lanciano, per il modo di lavorare, per come stava in campionato e per la squadra costruita di William, che no, penso che non capisci di te, pensavo capissi qualcosa, a questo punto non capisci niente anche tu, allora sì, perché ti spiego il perché, sì. Il gol. Marco Baroni, persona seria, e questo già è un punto a favore, ok? Tutti sono seri, no, tutti no, caro, perché Marino non era serio, ma adesso io devo dire troppo, non era serio, ci sono altre persone che sono un pochino più, io conosco, io parlo proprio in generale. Arriva Marco Baroni a Lanciano, dove c'è uno zoccolo duro, devo fare dei nomi, dove nello spogliatoio non muove una foglia, Fabio sa come funziona questa cosa qua, cosa succede? Vede come gioca il Lanciano l'anno precedente, cerca di scombussolare il meno possibile, c'è un direttore che compra i calciatori senza neanche chiedere se vuole, perché così funziona il calcio secondo me, e lui li allena, è partito un pochino più avvantaggiato. Arriva a Pescara, si trova una realtà che è già scottata dalla retrocessione della Serie A. No, c'è anche un'altra traduzione, che Baroni non è assistito a livello societario, ci stavo arrivando, no ma non è questione di assistere, Enrico, allora arrivo a Pescara, mercato, 20 giocatori nuovi, una città scostata ancora dalla retrocessione riavuta dopo 20 anni, un campionato la gente si aspettava che stravincessimo, anch'io, ma non è così, è chiaro, un ambiente totalmente diverso, perché Lanciano, voglio bene i lancianesi, non sì, è assolutamente Pescara, l'ambiente fino a se stesso, a Lanciano gli sta il direttore e la famiglia, ma è finito, ma tutto il resto ruota l'intorno, qui è chiaro che è una piazza diversa, cioè qui bisogna confrontarsi con altre persone, potrebbero essere queste le difficoltà di Marco Baroni, ma non certo tecniche. Possono essere queste le difficoltà per chi fa calcio, scusami Francesco, per chi fa calcio possono essere queste le difficoltà? Ma io dico sempre che è difficile, nel calcio viene facile individuare un capro espiatorio e prendersela con quello. Io credo che ci sia tutta una serie di componenti, per attenerci un po' al discorso squisitamente tecnico, io credo che questa sia una buona squadra, o per meglio dire, come giustamente diceva Francesco, è una squadra composta da buoni giocatori. Io così personalmente, mi permetto di esprimere una valutazione, non la trovo assortita benissimo, cioè secondo me per esempio in mezzo al campo è un centrocampo un tantino compassato, no? Un centrocampo che tende a portare molto palla, e questo secondo me complica le cose, no? un pochettino, però ci sta che si possa, sul mercato uno va a prendere poi i giocatori in base anche a quello che c'è, dovrà essere bravo e Baroni secondo me ad individuare diciamo, degli accorgimenti tali o a livello di uomini o a livello di situazioni tattiche, però, Fabio, per potersi esprimere è verissimo, meglio, no? Quello che dici tu, però mai come quest'anno è stata data carta bianca all'allenatore, si è assunto anche delle responsabilità, ad esempio le esclusioni di Bocchetti, Sforzini, Cutolo sono partite direttamente da lui, era arrivato Dettori, lo ha provato, non gli è piaciuto, altri elementi, quindi c'è un po' di suo, ma infatti è un po' la premessa del mio, manca Bugel, che aveva è la premessa, chiesto, è la premessa, no? Del mio forse discorso, forse in questo ha ragione Dino, che forse a Lanciano c'è questo pregio, la squadra la fa il direttore e poi la fanno allenare, sì, sto dicendo, a Pescara ho sentito qualcuno avrebbe voluto farlo, la premessa del mio discorso è proprio questo, cioè individuare un capro espiatorio, in questo caso qui Baroni, secondo me è semplicistico, secondo me le componenti sono varie, cioè secondo me c'è stata nella costruzione della squadra delle responsabilità un pochino, questa squadra qui è comunque una buona squadra complessivamente, in grado di raggiungere gli obiettivi che si è prefissato, cioè quella dei playoff, comunque lo è.
È vero che Baroni ha influito su determinate scelte, su altre magari non è stato ascoltato, però queste purtroppo le dinamiche di mercato le conoscono bene, ripeto, Pavone, Sebastiani e Baroni, perché a volte si vuole andare su dei giocatori e non ci si riesce. Io credo, ripeto, che Baroni abbia le capacità per sistemare la squadra nel migliore dei modi, che non significa necessariamente stravolgere la formazione, non significa stravolgere il modulo, può anche avere gli accorgimenti tattici. Io credo che Baroni ha un'esperienza tale, un percorso tale da allenatore, che gli consente tutto uno staff anche di buonissima qualità, ha uno staff e una preparazione in grado di permettergli di migliorare. E allora perché Dino sostiene lavorare a Lanciano, ma non Lanciano come provincia, in quella società è stato facile, più facile che lavorare a Pescara? Perché secondo me a Lanciano, dopo qualche stagione, possiamo dirlo sbagliata, all'inizio di Lega Pro, tanti soldi spesi, giocatori anziani così, hanno avuto il colpo di fortuna, no? Di riuscirsi a salvare così, e da quel momento in poi, probabilmente facendo leva sugli errori del passato, hanno capito quale poteva essere l'equilibrio. Quindi c'è una gestione molto lineare, e hanno trovato nel tempo anche una continuità tattica che consente al direttore di andare ad agire su determinate scelte senza andare ad avere tanti equivoci, e in questo Luca Leone è molto bravo, è migliorato sicuramente. E quindi questo è già un qualcosa. Lui sa che vuole che si giochi in un certo modo e va a fare scelte di un certo tipo. Tanto per dire, il trequartista non lo andrà a prendere perché preferirà un esterno offensivo. Quindi l'allenatore che arriva così lì, come a Pescara, ci siamo fissati su questo 4-3-3, sì, da però fare poi, ad ogni costo, esatto, con ogni allenatore e con qualsiasi squadra. Però per quando sono state fatte, questo a livello di tifoseria, quando poi sono state fatte le scelte sui tecnici, non sono state scelte così. Si è preso anche il costo. Così deciso. Allora, William, rimango un po' esterrefatto perché il calcio è semplicissimo. Il calcio si vede, lo si giudica, poi ognuno ha la propria idea per quanto riguarda le colpe da attribuire a qualcuno, a tutti o a nessuno. Io voglio dire una cosa: l'anno scorso Marino ha pagato perché Marino ha sbagliato, ha fatto degli errori macroscopici nel voler mascara e farlo giocare quando era nelle condizioni di non poter giocare. Ha insistito con il 4-3-3 con Cutolo esterno, quando Cutolo invece seconda punta oppure dietro la punta può essere sicuramente molto più efficace, lo ha dimostrato e lo sta dimostrando. Allora voglio dire, ma di che stiamo parlando? La società ha fatto miracoli per quanto riguarda la composizione della squadra. Allora faccio una domanda a te, Dino. Ma secondo te Baroni ha gli elementi giusti per le sue idee calcistiche? Ni. Lui l'ha fatta la squadra insieme ai direttori sportivi. Non si può. Queste sono cose che noi intanto non conosciamo bene. Però io adesso leggo i giornali, non sto dentro le cose. Su qualche decisione probabilmente ha influito Baroni, su qualche altra forse anche meno. Per esempio, mezzo al campo. Come lui, giusto che sia, Lui in mezzo al campo voleva giocatori con altre caratteristiche. Sì, però si dice. Perché hanno paura dopo. Guarda, l'anno scorso se Marino avesse avuto coraggio avrebbe dovuto dire la sua idea sugli acquisti fatti. Io dico sinteticamente, se dopo 9 giorni, dopo tutta la preparazione. No, legato a questo discorso, qual è la tua idea? Sul fatto che appunto mi volevo ricollegare a questo. Anche le pedine per il suo gioco. Perché Baroni oggi, diciamo che fra le varie componenti societarie, la squadra, la società e l'allenatore, sicuramente se la squadra non va, le critiche principali vanno all'allenatore. Anche perché mi sembra di capire che rispetto alla squadra dell'altro anno di Marino, dal punto di vista umano delle persone, mi sembra che Baroni abbia una squadra molto più omogenea, nel senso che probabilmente c'è più una uniformità di età, a parte i ruoli tecnici, voglio dire, e forse anche più equilibrata rispetto a quella dell'anno scorso, non so se mi sbaglio. Mentre Marino probabilmente, e poi chi è venuto dopo di lui, probabilmente c'erano dei problemi di spogliatoio che non sono stati mai. Questi problemi penso che oggi Baroni non li abbia, quindi voglio dire si dovrebbe trovare a lavorare in condizioni abbastanza ottimali per poter fare bene. Allora ti stai risvegliando, dobbiamo andare da Andrea Costantini e poi tornate, oppure una cosa urgente. È urgente, se no mi scappo, non 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 m
Uno, a me se non concesso che parte dei giocatori acquistati non sono stati scelti da Baroni, come giusto no... che sia. Brava, sei stato più sindaco di me, quindi cade subito questo castello, quindi allena, punto e basta. Allora, secondo, tu hai detto a Lanciano tranquilli, c'è la società, il presidente, i direttori, aspetta, ti rispondo subito. Barone, Scala sono in quattro, Francesco. Sebastiani, Iannascoli, Pavone e Repetto, chi altro ci sta? Francesco Baroni però ha dichiarato che aveva a disposizione 27 giocatori bravi ed era contento della campagna. Tra l'altro, appunto, esatto. Andrea, non diciamo che più tardi dopo la pubblicità ripartiremo dai primi sms e qualche telefonata, vedi che è un po' difficile, certo. Però andiamo in pubblicità e... sì, dimmi, io Enrico ti dico che è iniziato il secondo tempo a Cittadella, sempre 0-1 per l'Entella, clamorosa palla gol per Battocchio che poteva raddoppiare. Intervallo in Serie A, Genoa-Empoli 1-0, in Lega Pro Tutto Cuoio Forlì 2-0, ha raddoppiato il Tutto Cuoio. Pubblicità e poi ripartiremo sia dalla regia sia da forzapescara.com, a tra poco. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze. Sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emidio De Florentis, 085 66 021. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare e immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. Ti piace l'eleganza ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla grande punto alla croma fino alla nuova 500. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, sabato aperti mattina e pomeriggio.
La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola DZ. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola DZ. Benvenuti a bordo del gruppo Baltour Sena Eurolines, azienda leader in Italia per trasporto passeggeri in autobus a media e lunga percorrenza. Con le nostre linee colleghiamo ogni giorno 17 regioni italiane, 23 nazioni europee, oltre 500 destinazioni, trasportando oltre 4 milioni di passeggeri l'anno. Consulta il sito www.baltour.it e compra i tuoi viaggi low cost a partire da 5 euro. Baltour, Sena ed Eurolines ti augurano un buon viaggio. Ore 21 e 46 minuti, rientriamo in diretta. Allora, Andrea Costantini, ci aggiorni sui risultati. L'Entella sta sempre vincendo per 1-0, quindi vogliamo rivedere la classifica aggiornata. Sì, sempre 1-0 per l'Entella, gol di Botta nel primo tempo. Siamo ancora all'intervallo, le partite di Serie A e di Lega Pro, quindi tutto invariato rispetto al precedente aggiornamento. Tra poco andremo dalla redazione di ForzaPescara.com, abbiamo le prime due telefonate in diretta. Pronto TV6? Pronto? Buonasera Enrico, sono Sergio da San Donato. Buonasera Sergio, salve. Buonasera Enrico, senti. Allora, stasera vado un po' pesante. Circolo di San Donato, ovviamente, sì. Circolo di San Donato, circolo degli operai, San Donato. Sì. Circolo degli operai di San Donato. Mi ricordo, senti, Enrico, la prima telefonata della trasmissione di quest'anno. Sì, sì. No, il pronostico che ho fatto all'inizio del campionato è sempre valido. Pescara in Serie A perché è la squadra più forte e Barone è uno dei migliori allenatori della Serie B. Però anche gli allenatori più bravi hanno delle annate in cui li fa strose. Vedi Guardiola l'ultimo il tiro. No. Vedi Guardiola l'ultimo anno a Barcellona, è successo a Mourinho, a Gellotti e a Capello. E quest'anno sta succedendo a Baroni. Allora lui si deve fare un bel esame di coscienza, deve capire se è in grado di sbrogliare questa matassa, se è in grado di farlo già dalla prossima partita, bene, vada avanti senza problemi. Ma da subito, perché noi non possiamo più aspettare, altrimenti siccome è una persona seria e onesta si faccia da parte, ma allora, non deve essere la società a mandarlo via, ma è lui che se ne deve andare. Perché, se non è per capace. Chi non ti conosce Sergio, ricordiamo che lo scorso anno tu avevi detto Marino non va bene, deve essere esonerato, è stato esonerato. Quest'anno, per non retrocedere. Quest'anno hai detto Baroni invece mi piace, ci porterà in Serie A, però adesso stai correggendo il tiro. Che è uno dei migliori, anche stasera ho detto che è uno dei migliori attorno alla Serie B. Sì. Però finora, parliamoci chiaro, gioco zero, risultati pessimi. Non esiste una squadra che dopo 4-5 minuti di gioco subisce 4 calci d'angolo come è successo a noi a Vicenza venerdì. Sergio, ragiona con la realtà, non con la fantasia o con le cose diciamo fantasiose, no. Sergio, chi non ragiona con la realtà? Sì, ragiona con la realtà. Vede quello che vede e giustamente fa le sue considerazioni, punto. Quello dovremmo fare tutti. A chi ti riferisci, William? A tutti quanti. Come a tutti quelli quanti? Che fa... Ma guarda, ci sta molta gente. Io allora, ma che. Grazie Sergio, comunque abbiamo capito il senso. No, Enrico, potevo chiudere. Un attimo, William. Dimmi, Sergio. Enrico, posso chiudere? Prego. Enrico, posso chiudere? Prego, prego. Chiudo, fammi finire, scusa. Noi qui dal circolo non siamo mai andati a vedere gli allenamenti del Pescara. Sì. Perché non ci interessano, noi interessano solo la partita e interessano solo che quando c'è la partita tutti dobbiamo andare allo stadio e se qualcuno non ha la possibilità di acquistare il biglietto tutti gli altri provvedono perché questo non accada. Questo per rispondere
L'anno scorso, quando c'è stata una signora, un'altra milanista, che ci ha detto che il sabato, quando c'era partita, dovevamo restare al circo a giocare a carte. Adesso queste sono però anche se, comunque, se quest'anno le cose dovessero continuare ad andare così, siccome il fegato ce l'abbiamo a pezzi, succederà che un giorno ci faremo qualche tasso in più, il circo chiuderà per un paio d'ore, andremo al campo degli allenamenti e vi assicuro che quel giorno al pronto soccorso dovranno fare gli straordinari. Spero che qualche giocatore e l'allenatore ci stiano ascoltando. Questa non è una minaccia, un avvertimento. Grazie Sergio, grazie. Per quanto riguarda la società, noi saremo grati sempre alla società per quello che hanno fatto, stanno facendo e per grazie, quello che faranno. Grazie Sergio, grazie. La società non ha colpa di niente. Ho capito perché. Grazie Sergio, che è successo? Ciao. No, ho ascoltato la telefonata di Sergio, che credo anche di conoscere. Ha detto delle cose vere, ha detto che stima Baroni, ha detto queste cose qua, però ha detto se domenica no, cioè mica, non è mica santo che hanno la bacchetta magica. Ha ragione William, è realistico, no? Bisogna dargli del tempo. Lo stesso tempo che l'anno scorso, se ho capito bene, Sergio non ha dato a Marino e no. I risultati al momento non succedono. Non ha dato tempo a Marino. Cioè, non è che non l'ha dato Sergio, giornata, che sia chiaro. Ma che non è stato dato tempo a Marino, ma sta scherzando. Ma tu pure troppo. Beh, allora vogliamo tornare a ritroso. A Stroppa è stato dato tempo. Allora, lo scorso anno, dopo nove partite, Marino aveva un Serie punto A, in meno. Però poi c'è stata la. Poi c'è stato il decollo, diciamo. Il filotto. Sì. Sette partite. Un'altra telefonata, pronto? Pronto? Dopo passiamo a leggere anche gli sms. Pronto? Non abbiamo l'audio in sala. Pronto? Vabbè, andiamo avanti dallo studio. Poi mi farete cenno quando c'è la telefonata. Valerio De Carlis, dal portale forzapescara.com. Eccoci, sì Enrico, tanti, tanti commenti, come sempre la trasmissione piace, vado a leggerne alcuni rapidamente. C'è Eddie in ordine di prenotazione, diciamo non ci si può esaltare più di tanto perché alla fine manca proprio questo, la continuità dei risultati. Le due vittorie contro Entella e Crotone non hanno cancellato i guai che si ritrova Baroni e la squadra. Vado avanti. Però non leggiamole tutte, facciamo una sintesi. È tornato a parlare perché Baroni ha detto che si è reso conto che magari con Pires e Guana il centrocampo è leggermente lento, quindi magari cambierà sicuramente le pedine. Sul portale si sta proprio disquisendo di questo perché dicono in molti di essersene già accorti da tanto tempo. Per il momento è questo. Poi c'è anche una domanda, se vuoi. Sì. Vado qui, chiedo di Brugman se potesse essere una nuova pedina, la ritrovo perché ne sono uscite. Ecco, qui è tempo per farlo. Eccola qui, la telefonata è pronta? Sì, abbiamo ripristinato il collegamento. Pronto TV6? Pronto? Pronto? Sì, pronto. Con chi parliamo? Sono Sergio Valentini. Buonasera, salve. Buonasera. Io volevo fare una piccola considerazione, se è possibile. Prego, prego. Allora, siccome stavo sentendo che i giocatori non recepiscono le idee di Baroni, e va bene, però ecco, siamo arrivati già alla fine di ottobre. Sì. Siamo il Pescara, la squadra più forte, tutte queste cose, benissimo. Io volevo chiedere a Francesco, che è un teramano come me, sì, si ricorda a mente umana un allenatore che fa fuori un giocatore che fa tre gol, va a Vicenza, non lo fa giocare. Secondo me qui è una questione di spogliatoio. Baroni ancora non sa che squadra mettere in campo, secondo me. Va bene, grazie signor Valentino. Francesco, sei d'accordo con questa analisi? Lì era stata una scelta un po' coraggiosa, poi parliamo perché, di Crotone, però dopo lì perché è andata bene, perché mettere fuori, cioè, qualunque... Che segnale è questo? Non lo so, secondo me è un segnale sbagliato, però dopo i risultati sono stati quelli che sono. Però dopo la vittoria di Crotone tutti abbiamo detto bravo Baroni, che hai scelto Aresta al posto di Fiorillo e Melchiorre al posto di Magnero. Cosa hanno detto gli altri? Non so, io ho detto è andata bene, però è stato un rischio calcolato, gli è andata bene, coraggioso, tutto quello che vogliamo. Però dopo che un giocatore fa tre gol, la domenica dopo non lo fai giocare, il martedì già annuncia a quattro giorni dalla partita che
gioca Melchiorri, bravissimo. Quindi un segnale negativo secondo te? Beh, non lo so se è un segnale negativo o allora, positivo. La partita ha detto che è andata bene, adesso vedremo il proseguo del campionato. Ma è semplice, l'allenatore li guarda tutta la settimana, li allena, li vede evidentemente. Sai anche che Magnano non è stato. Visto i portieri messi alla sinistra. Ma non è mica la prima volta che si guarda un giocatore, l'allenatore sei circondato. È convinto di una cosa, poi il sostituto fa tre gol. Mica la prima volta che l'allenatore si sbaglia nel valutare il giocatore. Che c'entra questo? Io volevo dire un'altra cosa. Mi viene a sorridere, no? Perché mi sembra che quando hai indovinato delle scelte, Barone le ha fatte per caso, è stato fortunato. Quando invece cose non sono andate bene, le ha sbagliate tutte. Cioè, dopo la vittoria di allora per dire a Carosella, teniamo allora per dire a William, scusami William, siccome voglio seguire il principio che hai dettato tu, cioè teniamoci alla realtà. Allora, o questo allenatore fa bene quando vince e sbaglia quando perde, oppure come tutti, oppure, e quindi cerchiamo di analizzare quando sono ha fatto bene quasi, oppure non possiamo dopo i due gol di Melchiorri non possiamo sono stato zitto perché è stata una decisione indovinata, infortunato Maniero. Marino si è infortunato dopo la rifinitura, ma avrebbe giocato Melchiorri. Guardate che venerdi a Vicenza abbiamo visto anche le partite venerdì a Vicenza, anche se c'era dato anche un'indicazione a centrocampo. C'è qualcosa che non gira per il verso giusto, infatti molte critiche per Appelle, manca la luce per Bjarnason, per Guana. Adesso si cerca un elemento di qualità. Ecco, in attesa di Brugman, perché Brugman adesso non è che la bacchetta magica risolverà i problemi a dicembre. Luca e Paolo, dicembre è pronto. Quelli che hanno parlato un po' di meno, sono soprattutto lì i problemi del Pescara. Ma credo che sia lampante, poi lo ha detto Fabio, che credo che sia uno dei migliori dirigenti sportivi che io abbia avuto la fortuna di conoscere, quindi sono perfettamente d'accordo. Prima a microfoni spenti ci spiegava anche il motivo, io ne approfitto, ti rubo un po' quello che hai detto, perché purtroppo il Pescara con quel centrocampo perde un tempo di gioco, quindi consente alla squadra avversaria di difendersi. Poi sul fatto di Maniero e Melchiorri è il titolare, Maniero è la riserva, secondo chi l'ha me. Stabilito questo? Baroni l'ha stabilito adesso? Sì, adesso. Ma l'avrebbe dovuto fare anche prima, perché le qualità tecniche di Melchiorri sono nettamente superiori. Per recuperare il centrocampo a questo momento dovrebbe sedersi Apple Pires un paio di settimane, cambiare qualcosa. Io non capisco perché tu prendi un giocatore che ha fatto 2000 km in aereo e togli l'altro di Bjarnason, che evidentemente sì, però questi sono gioca in un ruolo che non gli appartiene, in un ruolo non suo. Sì. Noi valutiamo quello che succede. Ma se lo scorso anno abbiamo portato avanti il tormentone Bjarnason per una stagione intera. Bjarnason è il male del Pescara. Forse ci siamo sbagliati. No, è un giocatore che evidentemente in questo scacchiere non riesce a rendere al meglio, perché voglio capire questo. Con l'Islanda gioca anche in un ruolo diverso. È un problema di gioco, è un problema di purtroppo di assemblamento, di gruppo, una serie di concause. Purtroppo ne sono troppi, sono tanti piccoli problemi che messi insieme fanno un problemone. Io non voglio coinvolgere il Forza Lupo, lo rispetto tantissimo per la sua bellissima carriera da giocatore e anche da direttore sportivo, ma mica ci vuole tanto a capire che non si può giocare con un centrocampo a tre dove due di questi tre sono Guana. Scontate. Prego? No, non lo voglio coinvolgere, perché può darsi pure che non vuole rispondere. Se mi risponde e mi dice che ho detto una cosa giusta, va bene, che ho detto due stronzati con una parola, lo accetto pure, ma non si può fare un centrocampo che queste Guane e queste Appelt e vanno tutte e due allo stesso scusa, Paolo Toro, significa fare? No, scusa, allora, prima di rispondere Fabio, poi Paolo. Sì, è straordinario, sai che ti dice? Fallo tu l'allenatore. No, scusa, ma che razza di discorso sono? Perché qua siamo sempre persone, abbiamo sempre mentalità di questo. Però voglio rispondere. Io ho fatto la domanda a uno che parla di calcio. Per essere concreti e sintetici, stai esattamente dicendo quello che ho detto io. L'ho detto all'inizio, questo centrocampo è un problema di manovra e che probabilmente... E quando cazzo non ci vuole? A parole per cambiare? Scusami un secondo.
gli allenatori tutti coccioli. Aspetta, tutti, tutti coccioli. Scusami un secondo. Dal primo all'ultimo. Sì, però se continui a urlare non ti posso spiegare. Ecco, bravo. Scusami un secondo. Quindi stai dicendo esattamente le cose che ho detto io, quindi questo ti rende onore. E poi c'è anche da dire che vai anche nella direzione che ho già indicato, cioè che probabilmente, pur essendo buoni giocatori, qui la colpa non è di Apple Pires o di Guana o di Bjarnas, ma probabilmente l'assortimento forse suggerì, ma tra le altre cose, inorganico, il Pescara ha qualche giocatore in grado di dare un pochettino di brillantezza a questo tipo di manovra. Probabilmente Baroni, diamogli il tempo, perché adesso sentendo Genoa-Empoli 1-0, scusate, faccio un piccolo... sentendo Genoa-Empoli 1-0, mi viene in mente la storia di Sarri che all'inizio di stagione aveva perso una serie infinita di partite, era in grande difficoltà, la società gli ha dato fiducia, è stato in grado di riassestare, cambiare il sistema di gioco e l'anno scorso l'Empoli giocava insieme al Crotone il miglior calcio di Serie B e attualmente in Serie A l'Empoli gioca il miglior calcio. C'è solo una e la squadra con la maggior identità. No, questa... che l'Empoli però giocava a calcio anche le prime partite. Era una squadra, era una squadra che faceva grande fatica, ma possiamo citarne tanti, non per discutere il valore di Sarri, ma possiamo citare tanti esempi in senso positivo quanti negativi. A Catania, che attualmente con il risultato dell'Entella, non dimentichiamoci, è ultimo in classifica, il Catania ultimo, ha cambiato Pellegrino con Sannino. Credo che sia un signor... L'importante è crederci nell'allenatore. Aiutiamo l'allenatore, che è un buon allenatore, la squadra è una buona squadra, aiutiamola, tutte le componenti, società, pubblico e nel possibile anche la stampa, pur con il suo diritto di cronaca. Prendo spunto da quello che diceva lui, ma Pavone e Repetto in questo periodo che fanno? Aiutano, che fanno? Che Pavone ripeto di colpo fra poco li risiede. Posso fare una domanda? La mia è una domanda. Che fanno? Che senso? Scusa. No, sono domande. Ma che fanno? La campagna acquisti non si fa. È un lavoro spesso silenzioso del direttore che magari non appare. È un lavoro silenzioso. L'importante è che stanno vicino alla. Scusa, Francesco. Volevo solo dire che purtroppo si è verificato quello che si è paventato già durante la campagna acquisti e durante, diciamo, la preparazione. Cioè la mancanza a centrocampo di un giocatore che desse veramente ritmo e soprattutto creatività, perché con l'assenza di Brugman, che si sapeva per il lungo infortunio, si pensava che magari Appelt Pires poteva però essere Paolo, quello. Ad esempio in rosa c'è un elemento giovanissimo come Selasi, no? Ma io direi anche Torreira, che l'abbiamo visto. Io prendo spunto, ecco, Dino, giovane, nel chiedere, tu hai un giocatore però... che sta giocando nel Parma, no? Correggimi se sbaglio, certo José Mauri del 96, che è titolare, ha 18 anni. Perché non c'è questa mentalità, non solo a Pescara, questa mentalità di non aggrapparsi a degli elementi giovani, aggrapparsi forse è un brutto termine. Dare fiducia, dare spazio. Io ci rispondo di emergenza, perché se l'ASI. Ma c'è anche Memusciai che non abbiamo ancora visto. Un ruolo un po' diverso. Per quanto riguarda. È chiaro che ci vuole più creatività, perché le punte molte volte il pallone se lo devono andare a prendere loro e arrivare in porta. Quello che mi sembra di capire, cioè non vedo lo svilupparsi di azioni tali da mettere in condizioni le punte, diciamo, di concludere in maniera decente, insomma. Questo Mauri dove l'hai scoperto? In Argentina, 14 anni aveva, sì. Vero? Me lo ricordo, sì, già l'ho trovato, mi ha segnalato uno dei miei collaboratori che ho lì, l'abbiamo portato qui, era una scommessa, io ho visto che era forte e tutto quanto, però volevo rispondere, se no altrimenti faccio pubblicità sola, che non ha bisogno. Cioè l'anno scorso il Parma, come sapete, è arrivato in UEFA. L'anno scorso il ragazzo che era forte come quest'anno, no, ma se non faccio polemica col Parma, è giusto che sia così. Donadoni gli ha dato pochissima possibilità di giocare, perché stavano lì a lottare per la UEFA. La domanda allora la faccio io a te, Enrico. Perché non l'hanno buttato dentro l'anno scorso? Che c'era uno scacchiere ben organizzato, cioè se gioca il ragazzino casomai non va in UEFA? Cioè questa è la domanda. Quest'anno sta dimostrando, gioca sempre titolare a 18 anni, vuol dire che bravo, ci puntano, le difficoltà del Parma le conosciamo tutti. È un problema proprio generale. Sì, 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 il Pescara non può permettersi di buttare dentro Torreira, Selasi, quella, anche se per me sono forti. Allora bisogna fare un'altra trasmissione con qui tutta la dirigenza, dove dice ad alta voce, inizio campionato, signori miei,
quest'anno qui giocheranno i più forti che io ho al di sotto di 20-21 anni, accompagnati da qualcosa. Rischieremo forse di retrocedere, ma sappiate che è così, punto. Succede che bisogna chiudere le porte, chiamare le forze dell'ordine, perché insomma, ecco la differenza qual è solo questa. Allora, e questo succede a Pescara, succede a tutte le paesi, sapete che sì, sta succedendo a Catania. Ma sapeva che succede a Pescara, dai. Come? Barone sapeva che a Pescara, sicuramente Pescara non è una piazza facile. Ma certo. Per cui allora. Ma non sta succedendo mica niente di grave. Io continuo a dire, guarda, guarda che non sta succedendo. La terza in classifica, c'ha cioè 6 punti più del Pescara. Cioè di che stiamo parlando? Sì, ma siamo lì. C'è due partite che vinci, sei il quarto però, in classifica. Enrico, di che parliamo? Dimmi Willy, perché ce n'è tre. Lo sento Gasperini, Marchegiani Junior, vabbè, ma sì, okay, vabbè. Gattuso Pirlo. Ci vuole il muratore e l'ingegnere, con tutto il rispetto per i muratori e anche per i giocatori, però voglio dire, qui ci sono c'è più chi muratori vuole, più ingegneri. Chi recupera palla e chi costruisce gioco. Ci sono noi, più muratori e più ingegneri. Dall'inizio ho detto, manca la luce al centrocampo, non c'è lì, sono fra i reparti, eccetera, eccetera, c'è da lavorare molto, che vuol dire che poi, alla fine, lui dice quello che ho detto io. Fabio Lupo ha detto anche che è una, quello che un gruppo tu di solisti. Questo ce l'ha con me perché ce l'ho con te. Io, tu sei migliorato, tu sei stato a Coverciano, hai fatto qualche corso. Tu eri ignorante. Però, Fabio, no, William, scusa, però forse, no, forse non mi sono spiegato bene. Non ho detto che è un gruppo di solisti, assolutamente. Non mi sembra. No, 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 io no, e lui neanche. Non l'ha detto nessuno. Nessuno, dei bravi giocatori. Ho detto che è un gruppo di ottimi giocatori, probabilmente non assortiti benissimo. Questo è il problema. E secondo me che bisogna dare il tempo a Baroni comunque, ma su questo non ci più di trovare le quelle non la facciamo più, è importante, ma scusa, se dobbiamo dare tempo, quello è scontato che bisogna dare tempo. Non sono d'accordo con te quando bisogna aiutare, è scontato, non è scontato perché il tifoso prima ha detto il dovere, William, scusami, ti posso fare un appunto, sei un cattivo ascoltatore, perché io non ho detto che la stampa deve aiutare, ho detto che la prima cosa anche la stampa, e anche però se sentivi in fondo ho detto anche la stampa per quello che gli è possibile nel suo dovere, nel rispetto al suo dovere di cronaca. Quindi il suo dovere di cronaca bisogna aiutare, a volte un giornalista come potrebbe aiutare se non fa il proprio dovere, non dice quello che vede e racconta quello che perché succede. A volte si possono evitare a Pescara, stimolare. Spesso accade, a volte si possono evitare a Pescara accade delle polemiche inutili. A volte a Pescara spesso accade. Ma le trasmissioni scusate, non si devono fare se non al secondo giro. Paolo, poi andiamo alla telefonata. Fabio, parlavi di Rosa, forse non possiamo posticipare di qualche minuto questa domanda, Paolo, okay. Perché abbiamo il telespettatore che è stato già fin troppo paziente. Grazie. Pronto TV6? Pronto? Sì, buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Paolo e chiamo da Ripatiatina. Buonasera Paolo da Ripatiatina. Innanzitutto Enrico, approfitto per farti un saluto proprio da parte di tutta la cittadina che ti ricorda. Ti ricorda proprio con affetto, ma come persona e come conduttore, proprio sei fantastico. Grazie. Al di là di questo, volevo fare una domanda più del Pescara Calcio. Ma secondo me abbiamo più molte lagune nella difesa, magari l'attacco adesso risponde bene, la è da toccare soprattutto la difesa. E niente, io ho seguito pure il Lanciano l'anno scorso, Baroni ha lavorato con molta serenità, adesso queste polemiche che fate, per l'amor di Dio, con tutto il rispetto, che è giusto criticare una squadra ma che non è continua, però volevo fare, Baroni ha lavorato a Lanciano con molta più serenità, quindi io credo in lui perché è un allenatore molto capace del suo mestiere. Io magari faccio una risposta un po' retorica, avete già fatto. Dammi un po' più di tempo che secondo me i risultati verranno e uscirà fuori veramente l'allenatore e la squadra. Grazie. Buonasera a tutti. Luca, grazie per la questa valutazione che l'ambiente forse è troppo esigente. No, rispondo io. Un attimo. Dopo. Luca, mi prenoto. Il tempo sì, bisogna darglielo, ma bisogna anche. Io vorrei capire che significa diamogli tempo, cioè il campionato non è che aspetta il Pescara, se Pescara vuole centrare i suoi obiettivi deve iniziare a camminare e a correre. Sarebbe un obiettivo, continuo a ripeterlo io. Centrare i playoff, perché se io non voglio entrare nei playoff, non compro Pasquato, non compro Melchiorre, faccio giocare Selassie, faccio giocare Lorenzo, non faccio giocare questi giocatori se non voglio fare i playoff.
non credo che i dirigenti di Nascoli e Sebastiani siano contenti di vedere Pescara nel lato destro della classifica, no, penso che siano un po' amareggiati da questa. Quindi se il Pescara deve centrare questi obiettivi, inizi a fare risultati. Francesco? L'anno scorso Baroni, l'ultimo anno ho vissuto in Abruzzo, quindi qualche cosa ho letto, sempre con la testa che ormai non mi affila più, ma non è un problema. Chiedo scusa, ma l'anno scorso Baroni a Langiano nessuno gli ha detto niente perché andava bene. Perché quando poi nel girone di ritorno, esatto, a primavera ha cominciato a cambiare formazione, mi sembra, no, prima ancora dei playoff, poi mi sembra che qualcuno, un tandinello, si è agitato pure a Langiano, o no? Tutto il questo mondo è paese, no? Bravo, che è un'altra favola. Dice non si aiuta a Langiano, andava bene, che cazzo gli volevi dire? Non ho capito. Vinceva, la squadra stava prima, secondo in grado, ce lo siamo scordati. Dove stavi Langiano l'anno scorso, questi tempi? Allora, Andrea, allora ci sono diversi messaggi da smaltire. Sì. Però ti aggiorno anche sul posticipo di Serie B, sempre 0-1, ma da una decina di minuti Lentella è in 10 per l'espulsione di Russo. Ora siamo al 35esimo abbondante, quindi 10 minuti più recupero. Nelle altre partite sempre 1-0 Genoa Empoli, in Lega Pro Tutto Cuoio Forlì 3-1 per il Tutto Cuoio Forlì in 10. Abbiamo smaltiamo un po' di messaggi, po' di SMS. Non so, vogliamo fare? Sì. Ok. Allora, prego Maurizio da qui. Che delusione col Vicenza, io che pensavo che avremmo spiccato il volo, quest'anno mi sa che si soffre. Ancora? Senza anima, senza voglia, raga, svegliatevi. E poi ancora? Lo dico da tempo, Baroni, più coraggio. Ancora? Ma Bjarnason perché fa grandi cose in nazionale e col Pescara non fa niente di niente? Poi ancora? Oguana, la mentalità vincente la chiediamo a gente come te, forza! Vediamo ancora. Non possiamo rinunciare a un bomber come Maniero e l'attaccante più forte del campionato, Melchiorri. Devono giocare insieme, siete d'accordo? Poi ancora. Fino a quando ci sarà questa società non avremo mai una grande Serie A. Ancora. Buonasera, il problema è che Baroni, pur avendo una rosa buona ed ampia, continua nel commettere errori e fissarsi nella scelta dei giocatori e non capire, ad esempio, che Appelt e Guana sono troppo lenti assieme e poi troppo rinunciatario, attendista pure con squadre modeste tipo il Vicenza. Allora, scrive Andrea, Mirko. Possiamo fermarci qui perché okay. Già è tanto che mi ricordo l'ultimo, figuriamoci i primi. Melchiorri e Maniero insieme ne abbiamo parlato. E Bjarnason ad esempio in nazionale rende di più, col Pescara di meno. Forse è più facile giocare. Qual è il motivo? Dai, c'è uno che si è salvato, no, detto, è stato Bjarnason, il tifoso, ma ha trascinato la squadra. Solo che Bjarnason ha bisogno anche di qualcosa, come diceva, si diceva una volta, non è illuminante fare 31, è uno che fa tanto arriva lì, cioè, però se tu vai a vedere poi fa l'armanacco, c'è gol Bjarnason, poi la palla va a finire perché non è un attaccante, non è uno che tira in porta. Anche Bjarnason deve dare di più. E sulla società qual era il messaggio? Se lo possiamo, questa società non avremo mai una grande Serie A. Vuoi rispondere tu? Bravo Francesco. Non lo so, io mi auguro di sì. Questa società ha fatto bene anche nell'anno della promozione, nell'anno della retrocessione. Dino? Che dalla Serie A si può anche retrocedere. Non ho capito, scusa. No, stai commentando quello che diceva Francesco. No, si diverte, cioè, questo arriva a un certo punto che deve fare teatro. Allora, io vi invito a rivedere il programma teatro. Quando parla lui alla fine dice, ma che ha detto? Dicente. Vabbè, dopo stasera lo rivediamo, poi c'è una forchettata sulla fronte. O sul fatto della mentalità, vabbè, ne abbiamo parlato all'inizio, Fabio Di Guana, non so se ho saltato qualche SMS. Che deve dare lui la mentalità vincente, non chiederlo. Sei d'accordo? Che deve dare lui. Beh, certo, è l'uomo più esperto che abbiamo. Allora, Paolo doveva fare una domanda, credo, al Lupo e poi andiamo in pubblicità. Sì, io volevo, anche per l'esperienza di Valerio, tra poco vengo da te. Ad elevati livelli. Volevo chiedere, hai detto prima che Pescara ha una rosa forse assortita non in maniera ottimale, ma non ti sembra che anche quest'anno manchi una figura di leadership in questa squadra? È importante che ogni squadra abbia un leader, tu hai giocato ovviamente ad altissimi livelli, c'è un personaggio veramente di riferimento dal punto di vista anche proprio psicologico. Mi sembra l'ingegnere. Che l'ingegnere.
Ma io, io sinceramente questa figura del leader nello spogliatoio la definisco un po' una figura mitologica, no? Nel senso, se ne parla tanto, ma in realtà non esiste questa figura del leader. Ma tu lo eri, la leadership, per come ritengo, nell'accezione comune del termine, no? Si immagina quel giocatore, il trascinatore, quello che entra nello spogliatoio, porta dentro i compagni, così. Io ripeto, dopo tanti anni la ritengo una figura mitologica, nel senso che poi nei momenti negativi dove vanno a finire questi leader? Voglio dire, Seedorf era un grande leader, lo è stato negli ultimi anni della sua carriera. Il Milan comunque ha avuto qualche difficoltà, eppure aveva grandi leader come Seedorf, e il Milan è retrocesso con Gianni Rivera, cioè voglio dire, nel momento positivo siamo tutti bravi a dire la parola giusta. Nel momento negativo, ricordatevi, il calciatore fondamentalmente, e lo hai detto anche tu prima, è il più grande, io lo definisco il più grande produttore mondiale di alibi. Ognuno pensa a se stesso, tendenzialmente è così. Quindi il discorso della leadership è un discorso molto molto relativo, che è diverso, nei momenti negativi, che è diverso, che dovrebbe essere ma utile. Che non esiste, perché poi spesso il calciatore tende comunque a risolvere il problema da un punto di vista individuale, perché spesso nella stragrande maggioranza dei casi, con le dovute eccezioni, il calciatore ha una visuale egocentrica della situazione, quindi la vede in rapporto a se stesso. L'allenatore non mi vede, ma il mio giocatore non mi ha dato la palla giusta, e io l'attaccante, i centrocampisti non mi danno la palla. È così il gruppo, è così. Ma non è solo a Pescara, lo è dappertutto questo problema qui. Quando momento negativo succede, io devo fatto... per forza di cose ascoltare Fabio, sicuramente lui ha fatto il calciatore, io non ho mai fatto, tutto, quindi si vede anche. Però da cosa? Ma dal fisico. Devo dire questa cosa qua, e credo in quel che dice lui, però forse Fabio negli ultimi anni, tu sai che io frequento per il mio lavoro tanti calciatori, c'è proprio la necessità di mancanza di non un leader, uno, due leader. Io credo in un'altra cosa. I compagni giovani identificano colui che li rappresenta. Guarda, e a Pescara io invece dico un'altra cosa. La storia del calcio, tu prima l'hai detto giustamente a proposito del Lanciano. Ma tu non è mai stato capitano. La storia del calcio. Ma se tirava un cazzotto sul tavolo nello spogliatoio, Balotelli con le cuffie, se le toglieva e sì, se le mangiava. Però se Gattuso fosse... Io credo in un'altra cosa negli spogliatoi. Credo invece ad un percorso, ad una filosofia di gruppo. Cioè gruppo storico, ad un nucleo storico, che nel tempo riesca a trasmettere i valori di una società, di un gruppo, e questo è quello che è accaduto al Milan. Quello che è accaduto al Milan. Perché Gattuso da solo non ce l'avrebbe fatta senza i Maldini, senza i Seedorf, senza questa gente. Sono tante le componenti è un nucleo che probabilmente negli ultimi anni, magari qui a Pescara, per una serie di vicissitudini, non si è creata, in altre realtà si è creato. Ad Empoli c'è un gruppo che sta dimostrando, cito Empoli perché è l'esempio, proprio una squadra che non ha fatto nessun tipo di investimento e si è tenuta ai migliori ragazzi, però ha un gruppo storico, e intorno a quel gruppo sta creando un campionato. Magari alla fine non ce la farà, però farà un campionato dignitoso e ha una sua dimensione. La stessa cosa sta succedendo a Cesare. Pescara però non c'è. Quindi invece non c'è né un leader né un gruppo. Quindi io credo soprattutto nella creazione di un gruppo che sia leader, non tempo. Singola leadership, certo. In quella non ci credo. Hai detto una cosa grave, non c'è né il leader né il gruppo. No, quindi. Ho detto, attenzione. Adesso l'hai detto. Allora, se mi fa un appunto del genere Caroselli, che ha 90 anni, posso capirlo, no? Lo fa lui che ha 96, posso capirlo. Ma da te non me l'aspetto. Io ho detto, in questo momento, essendo stata la squadra rivoluzionata completamente, va bene? Dove quello più vecchio è Maniero, voglio dire, che è giovane anche lui, non c'è né un gruppo di quello che dice lui, Gattuso, Maldini, tantomeno un leader. Questa è la mia idea. Okay. Poi sicuramente Francesco si è addormentato, ma non so se l'ha sentito. Allora, andiamo in pubblicità, poi Valerio De Carlo e Andrea Costantino, dobbiamo ancora rispondere a quel tifoso che chiedeva delle lacune difensive. Abbiamo sorvolato, però non ci siamo dimenticati. A tra poco. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19.
dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emidio De Florentis, 085 66 021. Concessionaria Iveco, Adria Car, ti invita a provare il Truck of the Year 2013. Scopri il nuovo Iveco Stralis Highway da Adria Car, concessionaria Iveco. Info su www.adriacar.it. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare e immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti e professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Zeta. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Zeta. Benvenuti a bordo del gruppo Baltour Sena Eurolines, azienda leader in Italia per trasporto passeggeri in autobus a media e lunga percorrenza. Con le nostre linee colleghiamo ogni giorno 17 regioni italiane, 23 nazioni europee, oltre 500 destinazioni, trasportando oltre 4 milioni di passeggeri l'anno. Consulta il sito www.baltour.it e compra i tuoi viaggi low cost a partire da 5 euro. Baltour, Sena ed Eurolines ti augurano un buon viaggio. Ore 22:24 minuti, rientriamo in diretta dallo studio di TV6, tra poco torneremo in regia con Andrea Costantini dalla redazione di ForzaPescara.com con Valerio De Carolis. In questa trasmissione sportiva, adesso apriamo una parentesi, ci corre l'obbligo di mandare un abbraccio a due famiglie che sono state colpite da lutti. Ci riferiamo al lutto che ha colpito ieri il papà dei podisti, Duilio
Fornarola, che all'età di 82 anni, lui era di Atessa, ha avuto un malore a 10 metri dal traguardo e ha lasciato tutti i suoi amici, tutti i suoi seguaci, non ce l'ha fatta, abbiamo anche le immagini di questo malore che c'è stato ieri durante la maratona d'Annunziana, il dolore di Alberico De Cecco che era proprio lì al suo fianco. Oggi ci sono stati i funerali ad Atessa e Duilio Fornarola lascia un ricordo indelebile a tutto il mondo del podismo, quindi le condoglianze alla famiglia Fornarola, così come facciamo le condoglianze anche ad un ex biancoazzurro, Pasquale Cavicchia, ex giocatore del Pescara dal 69 al 71, ci ha lasciato all'età di 72 anni, oggi si sono svolti i funerali a Montesilvano, lui è stato un gran giocatore, ha giocato in Serie A anche con la Fiorentina, quindi anche la famiglia Cavicchia giungano le nostre più sentite condoglianze. Andrea Costantini, sì. I risultati dei... Allora, è finita Cittadella, l'Entella ha vinto 1-0, benché abbia giocato buona parte del secondo tempo in 10 uomini per l'espulsione di Russo, col partita di botta, gara diretta da un abruzzese, Di Paolo di Avezzano. Possiamo vedere dunque la classifica aggiornata dopo questo posticipo? Certo. In Serie A vi dico anche che l'Empoli ha appena pareggiato con il Genoa 1-1, ha segnato Tonelli. È cambiato il risultato anche a Genoa, 1-1 dell'Empoli, che testimonia ancora di più il valore della squadra di Sarri. Allora, questa è la classifica aggiornata, ultimi Catania e Crotone a quota 6, Latina 7, Varese a quota 8 con un punto di penalizzazione insieme all'Entella e al Cittadella e il Pescara a 9 punti. Scusate, io vi invito, secondo me, l'ultima 3 in classifica. Sì. E poi fate una riflessione. Che riflessione facciamo? Il Catania stava in Serie A, ha fatto uno squadrone, ha speso 7 volte più del Pescara. Sì. Il Crotone e il Latina hanno fatto la finale dei playoff e noi stiamo crocifiggendo Baroni. No, e il Latino, ecco, bravo il direttore, e il Latino ha speso i biliardi, non quelli di... i biliardi. Cioè, oltretutto anche la vittoria dell'Entella, scusate, non vorrei, però fatta in 10 tra le altre cose, rivaluta un pochettino anche il 4-0 del Pescara contro l'Entella, cioè voglio dire, è un campione comunque. Entella è una partita in meno ancora. L'Entella è il primo tempo, Fabio, ma l'hai visto la partita? No, ma l'ho visto. Ma l'Entella è il primo tempo. Sono d'accordo anch'io. Primo tempo, sono d'accordo. E dopo intervieni quando ti pare a te senza sentire il discorso. Sono d'accordo. Perché lui ha l'iPad, sta guardando la partita, gli spettatori devono sapere queste cose. No, sto guardando la classifica. Lui continua a chiedere a Costantini, basta che chieda a te. Sono d'accordo in quello che dice, è stata una partita bruttissima, non giocata assolutamente bene, però non è nemmeno così scontato che una squadra giochi contro un'altra in 10, contro l'Entella in 10 e necessariamente debba fare 4 gol. Sì, ma tu hai visto il gol che ha fatto? Adesso è passata la partita. Valerio De Carolis, possiamo sintetizzare un po' qual è l'umore dei tifosi sul vostro portale? Certo Enrico, il discorso si è concentrato sul valore della rosa, cioè chi a questo punto sostiene che non sia una squadra da parte alta della classifica, c'è anche chi invece parla già addirittura di zona retrocessione, viste le partite in meno dell'Entella, del Terni, vado a ritrovare anche il post, quindi è un po' una continua critica a questo momento difficile del Pescara. E poi c'è una domanda per lo studio che ti giro subito, sì. Ed eccola qui, quando torna in campo Brugman, ce lo chiede Martel, potrebbe essere utile? Speriamo che torni presto. Ha detto bene, Enrico, non è che quello torni, c'è la bacchetta magica, oppure da una pasticca ogni giocatore. Bluff di colpi di tutti bravi. Anche perché quando tornerà Zappacotta, pronto per giocare, ma verrà da 7 mesi di inattività. Il rischio. Ti faccio una domanda sul Brescia, cosa nuova, perché te la faccio sempre. No, perché Brescia è società ricca di abruzzesi, no? Dal direttore sportivo, allenatore, Visci, no? William, è così. Non distrarre a William, Andrea Coni, chi l'ha portata a Brescia? In che Zappacorta? Senso? No, è venuto lui, aveva, se non sbaglio, un Alfa 33, una cosa del genere. Si è fermato al casello di Brescia Est, poi mi ha detto, do t'ingasci? No, sto scherzando. No, vabbè, diciamo, io non l'ho portato, avendo, come tutti sanno, dei rapporti con la società, e ho proposto una persona che secondo me poteva essere, infatti è una persona giusta per poter risollevare le sorti del Brescia. Ci sono grossi problemi economici, ci si trascina da 10 anni a questa parte,
sta facendo molta fatica, non è che io l'ho portato, l'ho proposto, poi è stato accettato e di conseguenza poi in mezzo a Giuliano no scherzo. E poi sapete la storia, Giampaolo, Iaconi. Come sta il Brescia in classifica? Vediamo un attimo. Ha messo male il Brescia, ha messo male. Il problema su che io vivo ogni tanto. Però ha speso di meno del Pescara, no? Non credo, ma non è stato possibile. Perché abbiamo diversi ingaggi che ci hanno imposto le banche di dare, ma sai, non è facile regalare un giocatore e darlo a una società che gli dia 500-600 mila euro in B. Fabio, l'esperienza dello scorso anno cosa ti ha portato a Castellammare di Stabia? Io, come ho detto spesso, ho trovato una società, un presidente che aveva molta voglia di fare calcio in un certo modo, quindi avevo voglia anche di provare a cambiare quello che era stato un po' il trend. Avevano lavorato bene, i risultati erano stati positivi, però voleva portare un calcio diverso, magari ecco, anche fatto di programmazione attraverso lo scouting, quindi un presidente molto, molto sensibile. E devo dire anche un ambiente che si è rivelato, al di là dei pregiudizi che ci sono nei riguardi magari di determinate piazze, invece è stato un ambiente molto maturo, che ha saputo gestire con grande maturità appunto una stagione decisamente disgraziata, nella quale effettivamente le cose... Quindi a parte il risultato finale, perché poi ho scelto di non proseguire, è stata un'esperienza sempre utile, no? Sì, no, ma le esperienze sono sempre utili. Devo dire comunque che io mi sono lasciato molto bene con l'ambiente, insomma anche il presidente fino all'ultimo mi aveva proposto di continuare anche con una carica molto più importante di quella del direttore sportivo, addirittura quasi presidenziale, quindi questo a testimonianza della stima che si era creata. Però la situazione obiettivamente era molto 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 concreta, le cose non sono andate mai nemmeno nel verso giusto, diciamo che l'unica partita fortunata l'abbiamo avuta contro il Pescara, poi nelle altre veramente, nella mia gestione in 19 partite abbiamo perso 18 punti negli ultimi 5 minuti, una cosa veramente, veramente incredibile, non ci ha permesso quel cambio di direzione. Vuol dire che in Serie B bisogna crederci sempre, no? Il sì, campionato non finisce mai, assolutamente sì. Io nel bene e nel male, assolutamente. Cos'è questa foto? Ah, eccolo, Fabio Lupo, il giorno della presentazione. No. Scusate, avevo il monitor. Sì, ma infatti per quello insisto sul discorso della continuità. L'anno scorso, dopo la quinta giornata, fu esonerato, si decise di esonerare Pea. Io onestamente non ero favorevole all'esonero di Pea, perché ritenevo che si stesse creando una mentalità. Il cambio non ci fu favorevole, questo non per colpa di Bragli o meno, ma perché ci sono poi delle parabole. In quel caso lì era una questione chiusa fra Bragli e quell'ambiente lì, secondo me non era opportuno. Però io credo molto nella continuità. Prima o poi gli allenatori, non c'è il taumaturgo che arriva e risolve i problemi. Però bisogna crederci. Io credo nel lavoro quotidiano, ecco, di società. Capito, e William? Ambiente. Certo. Vabbè, Luca, ho capito benissimo. Un po' di tranquillità. Non siamo sicuramente di fronte a a un momento allarmistico per quanto riguarda l'allenatore, assolutamente, però qualche piccola critica a questo punto, dopo questa parte, penso che questo sia doveroso. Questo è il dovere della questa è la sintesi. È il dovere. Enrico, io voglio chiudere la trasmissione, ti ringrazio per avermi invitato. Perché apri e chiude la trasmissione, solo chiude lui, non tu. No, io voglio dire una cosa soltanto, io sono a una certa età. Bisogna sicuramente, oggi come oggi, non crocifiggere l'allenatore. Fino a mo' l'hai fatto. No, assolutamente. Ma scusa, sono 5 testi. Non lo conosci quando crocifigge. Ho detto. Ah, è pesante. Ma sta scherzando. Ah, mi fa tenere stasera. Allora, l'allenatore chiaramente deve fare certe cose. Se ci riesce bene, altrimenti lascia quanto dare. Tempo gli dai personalmente? Ma io gli attribuito. Io non stabilisco il tempo che devo io dare il tempo a Barone, assolutamente. Io credo che questa squadra, ripeto, è stata costruita in una certa maniera, la società ha fatto i sacrifici veri e tutti quanti abbiamo detto che era una rosa importante, erano 27 giocatori importanti, i 4 che sono arrivati, tutti quanti contenti eccetera, e giustamente, perché poi si sono rivelati anche giocatori bravi, però adesso sono tutti solisti, la squadra non gioca. Va bene? Quindi Barone deve mettere in campo giocatori. Poi il fatto di proporre sempre i giocatori, io dici ho una rossa di 27 giocatori perché faccio giocare tutti, secondo me, io sono un ignorante, ma secondo me se giochiamo io e te centrali, sempre, possibilmente, io conosco i tuoi difetti, tu conosci i miei, quindi gli errori vengono meno.
No? Giochiamo a 3 o a 4. Francesco, sei d'accordo? Sì. Sì, al 101%. I centrali sono importanti. Non sono e non sono mai stato così d'accordo. No, no, per gli allenatori che cambiano in continuazione. Ed è ora che Baroni lavori un tantinello meglio sulla fase difensiva, perché se prendiamo gol come quello di Vicenza, due sono le cose: o i giocatori bevono prima della partita, il che non può essere, o Baroni non lavora bene, oppure quello che dice Baroni i giocatori non lo capiscono. Dino, domani non andrei a vedere il Bayern a Roma, il Bayern con il quale lavori, no? Ma noi lo dobbiamo dire a tutti, no? No, sì, no, no, sì. Mi sta venendo in mente che c'è Roma-Bayern, veramente, volevo starci stasera, però sei stato così gentile e sono venuto volentieri sapendo che c'era un intenditore come lui di calcio, ma soprattutto di Francesco. Non è vero, non è vero, lui domani c'ha l'appuntamento. Non fai domande quando sta leggendo. Ma facciamo come Faraone, ti ricordi? Gli fai 6-0, 6-0. Grazie a Dino Zappacorta, a Fabio Lupo, Francesco Di Francesco, Paolo Toro, Luca Pennese e William Carosella. Buonasera. Certo, non è un momento facile per la squadra, per Baroni. Siamo all'inizio, però, Henry, ma non drammatizziamo. Hai detto tutto e contrario di tutto. Guarda che non era facile fare quello che hai fatto tu. Tu sei peggio di lui, Francesco, non è facile. Il medico pietoso fa la signori, si riapre la trasmissione. L'ultima cosa, l'ultimissima. Ma tu, lui, devi sopportare tutti i lunedì. Con piacere lo faccio. Ma perché a questo punto non ti prendi pure lui? Si riapre la trasmissione. Andrea, ti saluto. Stasera abbiamo avuto poco spazio perché gli ospiti saluto, vi dico che in Lega Pro 3-2 per il Tutto Cuoio, 1-1 in Serie A tra Genoa e Empoli, e in entrambe le situazioni siamo nei minuti di recupero. Buonasera. Grazie a tutti. Ringrazio pure Maurizio Da Qui, così come vado a ringraziare Valerio De Carolis, abbiamo avuto poco spazio pure per non te, ti preoccupare, no? Enrico, è sempre piacere, è divertente la trasmissione. Grazie Valerio, così. Grazie a Paolo Toro, Luca Pennese, William Carosella, ci risentiremo lunedì prossimo, grazie per averci scelto. Il campionato degli italiani.